Siamo in rec. E com'è l'inquadratura? Secondo me è buona. Ok, in caso ve la prendete con Marta. Grazie. Scusa, ma prima controlla la stronzo. No. Salve a tutti, eccoci qua. Di nuovo su Web Tragedy, episodio numero 4. Vi è mai capitato di selezionare video random su YouTube, magari di utenti giovani, diciamo così, e sentire queste esatte parole? Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono lo youtuber e oggi siamo qui in questo nuovo vlog, eccetera. Sì, sono sempre le stesse parole, perché sono le parole che vanno di moda sostanzialmente. Sono quelle che attirano e che fanno fare click. Il problema è che i ragazzini oggi probabilmente hanno un po' perso la fantasia da quando hanno avuto accesso a YouTube, alla rete in generale, ma parliamo del tubo oggi. Quel numero che sale, quel numero di iscrizioni, di click, di mi piace, è invitante, per carità, anche per me o per noi nel caso dei tizi dei corti. Il problema è che si sta basando tutto su quello e si è perso un po' di vista l'obiettivo, ovvero creare qualcosa che piaccia a te e che possibilmente piaccia anche agli altri. E invece no, eccoli con i pacchetti preconfezionati, stessa intro, tutti con la musica sparata al massimo. Ah, giusto, un consiglio: se andate a cercare questi video di ragazzetti su YouTube, abbassate il volume, perché probabilmente i primi 10 secondi parte una intro con una musica spropositatamente alta e vi spacca i timpani, ok? Comunque dicevo, tutti hanno la intro, un nome accattivante, un banner del canale con possibilmente la lista dei giochi che si trattano maggiormente sul loro canale, e poi vai a vedere, i video sono sempre quelli. Sì, insomma, il gaming va forte in questo momento, anche io ne tratto, ok, però è il modo in cui si fa. Pensate a quando andate a vedere questi canali e cosa c'è nel video di introduzione: Minecraft, FIFA, COD. E poi, vabbè, i giochini quelli del momento. Una volta c'era Happy Wheels, si è passati per il periodo, che so, degli indie come potevano essere gli horror, insomma, giochi che sono molto fanno molto successo sul momento di uscita, ma poi chiaramente si perdono. Insomma, oddio, è una tristezza, veramente. Che poi il problema non è Minecraft, ok, o FIFA, o quello che è, insomma, non è quello il problema. Ognuno può fare quello che vuole, anzi è giusto che facciano ciò che gli piace, perché se appunto gli piace giocare a Minecraft e vogliono condividerlo, ben venga. Il problema è l'atteggiamento, perché si è arrivati ad avere un arrivismo preoccupante. Tutti a puntare al numero, tutti a puntare ai like, alle condivisioni, nessuno si ricorda che bisognerebbe anche divertirsi ogni tanto. Anch'io nel mio piccolo cerco di sforzarmi di parlare sempre delle solite cose, sì, ma in maniera un po' personale. E ripeto, io ho 24 anni e va bene, ma vedere utenti giovani che... mi raccomando, non faccio di tutta l'erba un fascio, ci sono le eccezioni, per fortuna, ma vedere utenti giovani che diventano omologati è triste, perché loro dovrebbero essere l'avanguardia della fantasia, no? Poi capirai, adesso che abbiamo questi mezzi per condividere, cioè, cosa potrebbe esserci di meglio? Eppure è così. Tutti che puntano sul numero, tutti che puntano sulla forma, sul pacchetto, nessuno punta più sul contenuto. E una cosa, mi raccomando, non insultate sta gente, ok? Non state lì dietro a dare il tormento, a dargli anche visibilità in un certo modo, no? Perché comunque più create discussione sotto ai video e più diventano famosi. Uno, perché non c'è bisogno di mortificare qualcuno solo perché fa i soliti video o li fa male, perché magari non hanno né le conoscenze né i mezzi tecnici, insomma, non c'è un motivo, ok? Non è un motivo valido per star lì a dargli contro. Due, secondo me, così si crea l'effetto contrario a quello che molti sperano. Io lo insulto, capirà di aver sbagliato, smetterà. No! Loro, per farsi scudo, giustamente, uno che si sente così tanto attaccato, si appunto attacca a quelle che sono le sue convinzioni, quindi rimarrà ancora più ancorato sul proprio metodo di lavoro, perché ha visto che i grandi, i big, fanno tot numeri facendo queste cose, e quindi con sta scusa continueranno sempre a stare lì sulle loro posizioni e non cambierà mai un cazzo. L'idea mia è: parliamone, ok? È molto più costruttivo, secondo me, ti danno anche più retta.
Ok, io ho finito, adesso tocca a voi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo argomento, cercate di raccontarmi delle esperienze se ne avete. Vi saluto e ci vediamo alla prossima Web Tragedy. Sì, in effetti non è molto carino. Ma sta reccandosi? Eh no.